I colori che ridono è l'inedita mostra inaugurata a Gambettola presso il nuovo teatro comunale, allestita dall'antica stamperia Pascucci in collaborazione con il poeta Tonino Guerra. In esposizione 20 piccoli arazzi stampati e dipinti a mano con ritocchi di stoffa colorata, 24 arazzi più grandi utilizzati per illustrare La Valle del Kamasutra, libro del poeta romagnolo curato da Salvatore Giannella. Sono arazzi esposti in maniera particolare, sono una sorta di grandi lampioni, grandi abat-jour, diciamo, dove in quattro facce ci sono dei disegni diversi. In più ci sono arazzi più piccoli, mai esposti, perché sono l'ultima creazione fatta con Tonino, e sono arazzi realizzati proprio con l'aiuto anche dei collage, con questi piccoli inserti di tela aggiunta. Qui diciamo che più di artigianato andiamo verso a un discorso d'arte, però comunque sempre fa parte di queste sperimentazioni che fa la bottega in questi ultimi anni. E ho cercato di aggiungere alla forza della loro qualità, perché i Pascucci sono una stamperia, hai capito, molto nota, che stampa delle cose straordinarie, ma io volevo dare, io amo il passato, va bene, ma lo amo anche rivisto, cioè anche aggiungere qualche cosa, se è possibile, di bello al passato, altrimenti si muore.